Momento poetico, momento di condivisione con Lumbio. Praticamente si sono conosciuti nella nostra cucina, reciteranno insieme con il senatore dei poeti di Torino, Carlo Molinaro. Poesia che si intitola L'ippopotamo. L'ippopotamo difende le donne incinte. Dice un bambino da un balcone sul cortile, ripassando una lezione sugli egizi. È serio, contento. Aggiunge qualcosa su Iside e Osiride. Fa caldo. Si sentono canti di uccelli liberi e uccelli di gabbia. Difficile distinguere. Ce n'è uno variopinto in una voliera, nel bar dei Sardi in via Sobrero. Io, così inconcludente, stavo già uscendo, poi sono tornato a sedermi al tavolo per scrivere. E non volevo lasciar cadere nel vuoto l'ippopotamo del bambino dal balcone, che difende le donne incinte. Non faccio altro che raccontare cose inutili, leggere. Eppure avrei voglia di ingravidare ancora qualche giovane donna, sussurrarle che è vero, sono debole e vecchio, però eventualmente a difenderla chiamiamo l'ippopotamo. Gli diciamo che un poco ce lo deve, perché la volta che è uscito dalla bocca del bambino non l'ho lasciato cadere. Sai che sfracello giù dal quarto piano un ippopotamo, ci sarebbero state lamentele dei condomini, preventivi per rifare il basso fabbricato in cortile. Ora esco, perché è davvero tardi. Thank you.